È stato un agosto bollente per Piazza Navona. Il cosiddetto problema dei tavolini selvaggi non sembra essersi risolto definitivamente e il braccio di ferro tra i ristoratori e il Campidoglio è ancora in atto. A inizio agosto il TAR del Lazio aveva dato ragione al Comune di Roma, imponendo ai ristoratori il rispetto del piano di massima occupabilità del suolo pubblico, che prevedeva appunto un limite massimo entro il quale porre i tavolini al di fuori dei ristoranti. Manifestazioni di protesta, locali chiusi, multe e sequestri avevano portato ad un compromesso tra le parti. 45 giorni di tempo per ogni ristorante per ottenere la nuova concessione dal Comune, che rispettasse i limiti di massima occupabilità previsti dalla legge. I ristoratori avevano accettato la condizione pur facendo ricorso al Consiglio di Stato. E giovedì 28 agosto il ricorso presentato è stato bocciato. Il braccio di ferro tra esercenti e Campidoglio sembra finito. Sulla carta la situazione appare definitiva, ma da parte dei commercianti è ancora guerra aperta. Abbiamo intervistato due gestori per capire meglio il problema. Il problema esiste ed è reale, perché il fatto che rimangono in mezzo alla strada migliaia e migliaia di persone è un problema reale. È un problema tutti i giorni. Questo accanimento poi verso il tavolo, verso il servizio che offriamo, non si capisce. Non si riesce a capire perché questo accanimento proprio, poi l'accanimento per un servizio pubblico che offriamo. Quindi fuori abbiamo ridotto più del 50% dello spazio pubblico, quindi significa meno tavoli, significa meno entrate, significa meno posti di lavoro, quindi questo è un disagio enorme per le aziende. Speriamo che si trovi una soluzione, perché così com'è andremo a morire, tutte le imprese, tutti gli ristoratori andranno a morire, perché senza tavoli fuori si sa che un turista che viene per ammirare la bellezza di Piazza Navona, quindi vogliono stare appunto fuori in terrazza, fuori in piazza per vedere le opere d'arte e per gustarsi il gelato, la cucina italiana, insomma romana, quello che è. Per quanto riguarda la delibera, noi siamo stati chiusi per 4 giorni, e quindi abbiamo perso il lavoro e il personale non è stato pagato per 4 giorni. Per quanto riguarda quando abbiamo riaperto senza 18 tavoli praticamente, perché una fila davanti, la fila davanti l'abbiamo dovuta levare. Per noi adesso ci siamo dovuti arretrare e praticamente siamo sopra il marciapiede. Questo che ha portato il locale a fatturare molto di meno e abbiamo dovuto licenziare 4 persone. Il personale è stato ridotto ed è stato ridotto pure le giornate lavorative del personale. Perciò quanto riguarda le famiglie che lavorano qua, il personale e quindi con tutte le famiglie, noi abbiamo perso. Questa cosa dei tavoli fuori e dei permessi è sempre stata in una zona d'ombra, non si è mai capito bene dal comune e dai ristoratori, non ci sono mai stati, non hanno avuto buoni rapporti forse, non si sono ben spiegati e alla fine si è arrivato a una rottura. Da una parte ci sono i commercianti che affermano che i tavoli lì ci sono sempre stati e dall'altra il comune che pretende il rispetto delle regole onde evitare quello che effettivamente spesso è stato un vero assedio di tavoli in mezzo alla piazza, come si nota in questa immagine scattata prima che avvenissero le proteste. L'amministrazione capitolina si dice soddisfatta e lo stesso dicono i turisti, che hanno modo di apprezzare la piazza senza i tavolini e teloni messi in precedenza. Ma chi ci perde sono sicuramente i dipendenti rimasti a casa senza lavoro. L'assessore alle attività produttive Leonori ha promesso per inizio settembre un ulteriore incontro tra commercianti e Comune di Roma per trovare un compromesso. Nel frattempo la battaglia va avanti a colpi di ricorsi. Nonostante la bocciatura dell'appello al Consiglio di Stato, infatti, i ristoratori hanno presentato ricorso in Cassazione. La soluzione non sembra essere dietro l'angolo.